bentornati amici marziani, tifosi del Napoli, buongiorno a tutti voi da parte di Massimo D'Alessandro, ma anche da parte di Gigi Soriani a curare la parte tecnica di questo programma insieme fino alle 14 se ne avrete voglia, poi c'è l'edizione serale di Marte Sport Live dalle 20. Oggi apriamo le linee perché è martedì, il protagonista sarà del filo diretto tra poco Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, non subito però, dalle 13:30 in poi. Prima facciamo un po' di considerazioni sul Napoli che venerdì giocherà la sua partita di campionato in anticipo, visto che poi tornerà a partecipare alla Champions League che riprende oggi, riprende dopo la lunga pausa invernale con il Milan in campo a San Siro contro il Tottenham per questa prima giornata degli ottavi di finale. Oggi sempre alle 21 Paris Saint-Germain Bayern e poi Bruges Benfica e Borussia Dortmund Chelsea saranno invece i match in programma domani. Pasquale Tina ad aprire Marte Sport Live di oggi, già collegato con noi. Pasquale, buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno. Notizie ce ne sono da Castelvolturno su questa straordinaria squadra, aspetta, lasciami completare, che dopo il pareggio dell'Inter di ieri ha addirittura allungato in classifica. Come è noto, il Napoli adesso ha più 15 a quota 59 sull'Inter, che è arrivato a quota 44, poi più giù incredibilmente a più 18 punti, a meno 18 punti rispetto al Napoli, tre squadre che si chiamano Atalanta, Roma e Milan. Prego Pasquale. No, dicevo, Napoli ha appena finito l'allenamento, la notizia riguarda Giacomo Raspadori che si è fermato per un risentimento muscolare, quindi ha terminato prima la seduta di allenamento. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore farà gli accertamenti strumentali per capire, valutare la situazione. È chiaro insomma che il Napoli, Spalletti, lo stesso giocatore si augura che non sia nulla di grave, insomma, perché già nella partita di venerdì avrebbe potuto avere spazio, ma a questo punto certo. Rischia insomma di restare fermo, vedremo per quanto tempo, ed è sicuramente una notizia negativa perché adesso si riprende a giocare più partite nel corso di una settimana, adesso il Napoli ne avrà 3 in 8 giorni e rischi di farla senza Raspadori, che comunque sappiamo tutti quanto sia importante e che Champions certo. Abbia disputato nel girone, è stato decisivo lui nel girone di Champions, quindi vediamo insomma che quanto resterà fermo. Beh, una brutta notizia oggettivamente, speriamo che non si tratti nulla di particolare per Jack, sicuramente avrebbe voluto dare in questo momento in cui inevitabilmente sì, Massimo, sia venerdì secondo me, a parte insomma io ero convinto insomma che una delle due, cioè tra Sassuolo ed Empoli, l'avrebbe giocata titolare, ma avrebbe avuto spazio ovviamente anche a Francoforte, quindi parliamo insomma di un giocatore importante, certo. Anche se magari rispetto a ottobre, settembre-ottobre sta avendo meno spazio, anche perché con il modulo e con l'esplosione di Osimhen insomma è difficile tenere fuori il 9 in questo momento dal campo, considerando insomma le prodezze che sta realizzando in serie. Allora, dicevi delle partite ravvicinate, ricordiamo la prima è quella di venerdì in campionato a casa del Sassuolo, la prossima anche in campionato è sempre in trasferta a casa dell'Empoli, di mezzo sì. C'è un'altra trasferta. Sì, sì. A questo punto non so se è più o meno importante delle altre due in Champions League a casa dell'Eintracht di Francoforte. Dico questo perché in campionato non c'è assolutamente la possibilità che il Napoli si distragga, no? Mi riferisco soprattutto ai giocatori, perché il traguardo veramente più che a portata di mano, a un passo davvero, è storico. Mentre la Champions League è un po' un terno all'otto, bisogna essere bravi ma anche fortunati con il discorso dei sorteggi, no Pasquale? Innanzitutto devi superare l'Eintracht Francoforte, che è una squadra secondo me comunque insidiosa, ostica per il Napoli, cioè non è un pronostico come dire già chiuso, tutto a favore del Napoli. Il Napoli è favorito, lo diciamo, però è una squadra importante. Poi dopo, come dicevi tu, Champions ci sono dei fattori diversi insomma dal campionato, perché sono due, come dire, ritmi anche diversi, cioè tu devi avere la fortuna nel calendario, ma anche secondo me un altro tipo di fortuna, perché capire magari se prendi una big in che condizioni di forma è. Perché in Champions, cioè se in campionato hai comunque la possibilità di avere un ritmo regolare, quindi i valori alla fine vengono fuori, in Champions dipende anche dal tipo
di condizione, il momento in cui ci sei tu e in cui ci sono gli avversari, quindi ci sono tante variabili. Ma io credo insomma che il Napoli la Champions la possa giocare con leggerezza, per divertirsi, per provare insomma a diventare la mina vagante del torneo, ma c'è da conquistare i quarti già sarebbero un risultato storico, perché questa società, questo club è sempre fermato agli ottavi di Champions, tra le prime otto d'Europa non c'è mai stato, non hai l'obbligo. Ma anche il Napoli precedente purtroppo ai noi, esatto, anche quello di Maradona si è fermato agli ottavi di Coppa Campione. Senti, quindi, mentre no, noi così chiacchieravamo, argomentavamo in onda, l'amico Peppe, anzi a questo proposito ricordo il numero per interagire in questa fase della trasmissione con noi, il numero di WhatsApp è il 339-666-9990, tra non molto apriremo le linee. Peppe, dicevo, scrive: ragazzi, smettiamola di dire se succede non nominiamo lo scudetto, non nominiamo lo scudetto e tutte queste scaramanzie, per lo scudetto è fatta, pensiamo solo a fare turnover e vincere la Champions che è alla nostra portata. Chiaro che sognare è giusto, ma è lecito, certo. Il pubblico, i tifosi devono farlo, nel sale anche di questa stagione meravigliosa, insomma, consentire al pubblico di sognare, ma anche di divertirsi, insomma, perché sui social girano anche tanti meme carini, tante foto carine, questo è il sale del calcio, sarebbe, come dire, strano se non ci fosse. Io di scudetto ho sempre parlato, quindi non ho paura a pronunciare la parola. Stai facendo tanto, hai 15 punti di vantaggio che sono un'enormità, fatta ancora no, perché manca ancora, diciamo, qualche partita. Se superi qualche ostacolo davvero il traguardo si avvicina. Io penso che Napoli modulerà, insomma, miscelerà le formazioni avendo un buon organico, ma non penso, insomma, che adesso fai il campionato, per dire, senza Quara e Osimhen per dedicarti alla Champions. Magari se arrivi ai quarti e prendi un buon avversario, poi magari se il vantaggio in classifica resta così ampio e i quarti di finale si fanno ad aprile, magari puoi fare delle valutazioni, ma adesso insomma non aspetta, credo sia aspetta, proprio... questo amico Antonio, a proposito di questo discorso campionato Champions, scrive, non ho capito molto bene, vediamo se tu riesci a darmi una mano, il suo messaggio, sì. Intendo, scrive: se abbiamo i soldi per il Rolex non facciamo i debiti, perché vogliamo anche la Rolls Royce. Ah, nel senso... Lui dice prima, cioè, il campionato, poi quello che viene, se viene. Ma io penso che questo debba essere lo spirito, cioè Napoli non può avere l'obbligo di dover arrivare fino in fondo alla Champions, perché ci sono squadroni molto più attrezzati dal punto di vista economico, per fatturati, per stipendi, parlo del City, parlo del Paris Saint Germain, il Bayern Monaco, il Liverpool, vediamo, quindi puoi divertirti in Champions e divertendoti puoi anche costruire qualcosa di storico, però secondo me di avere la leggerezza di affrontarlo senza l'ansia di dover arrivare a tutti i costi in fondo, altrimenti poi facciamo un discorso al contrario, insomma, cioè addirittura caricare anche di questa pressione mi sembra eccessivo, obiettivamente. Ma decisamente oggi, se non sbaglio, la Gazzetta dello Sport, no, mi sbaglio, era invece evidentemente il Corriere dello Sport, che vado prontamente a recuperare, fa la sintesi del valore delle rose delle squadre che sono rimaste iscritte alla Champions League, tutto l'oro della Champions, il titolo di questo reportage, il collega Polverosi sul Corriere dello Sport. Insomma, oggi ad esempio si sfidano Milan e Tottenham, Milan che ha un valore della rosa di 574 milioni contro i 711, pensate un po', del Tottenham. Oggi si sfidano anche due superpotenze, gli 889 milioni di valore della rosa del Paris Saint Germain contro la corazzata Bayern Monaco, che ne vale addirittura 995, la rosa più importante. Fammi dare un attimo una sbirciata anche alle altre, se la contendono primato: il Manchester City con 1050 milioni di valore della rosa e il Chelsea 1040 milioni del valore della rosa. Completiamo anche dando quella del Napoli, che vale, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la rosa del Napoli 543 milioni di euro, insomma poco meno della
poco più della metà del Manchester City e, come detto, del Chelsea. E quindi questo ti fa capire come sarebbe poi un'impresa che avrebbe qualcosa di straordinario. Perciò dico, mettere anche la pressione sulla Champions mi sembra eccessivo. Il Napoli deve, come dire tu, come hai detto tu, blindare e chiudere la questione campionato il più presto possibile, anche se almeno un paio di mesi, marzo-aprile, li devi fare bene, e poi divertirsi in Champions. Però la pressione sulla Champions mi sembra eccessivo. Siamo giusto assolutamente d'accordo. Giusto caro. L'auspicio di Spalletti, ce la vogliamo giocare. Laurenti si dice proviamo a arrivare fino in fondo, però devi giocarla insomma con leggerezza. No, voglio dire, secondo me fare ragionamenti diversi da questo sarebbe perdere di vista veramente quello, quello che è la realtà. Che dice, no, perché già il Napoli sta facendo qualcosa di pazzesco. Cioè, allora diamo per quasi scontato quello che sta facendo il Napoli in campionato, perché qualcuno sostiene le altre quest'anno sono troppo scarse, queste robe qua. No, la verità è che il Napoli sta facendo qualcosa di super e di inimmaginabile che nessuno ha preventivato. Quindi lasciamo stare quelli che adesso dicono ma io l'avevo detto, l'avevo fatto, no, cioè un più 15 a questo punto del campionato, ragazzi, è qualcosa che cioè veramente dopo 22 giornate io ogni tanto mi vado, quando sto di cattivo umore, sei un po' così e c'è un po' triste, mi vado a rileggere la classifica. Fatelo anche voi, perché è un antidepressivo, non che si abbia la depressione, per carità, che è una patologia, diciamo così, diciamo parlando così molto in generale, ma davvero è formidabile leggere la classifica della Serie A in questo momento e guardare al Napoli che è lassù contro ogni pronostico. Pasquale, se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti no, sono d'accordo. Vabbè. Non bisogna dare nulla per scontato, perché non c'è un abbraccio. È un'impresa insomma questa che stiamo raccontando, che probabilmente, anzi senza probabilmente, resterà nella storia insomma, perché è così. Qualcosa di unico. Un abbraccio Pasquale, grazie, ci sentiamo stasera. Ciao, grazie. Allora, sempre via WhatsApp, scrive questo amico: ma in campo non scendono i soldi, scendono Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka. Beh, ha ragione lui. E ancora Luca da Roma scrive: io penso che sulla Champions si stia facendo un errore a non considerare mai una squadra come il Benfica, e sta facendo quello che facciamo noi in Italia. Attenzione al Benfica, è una squadra molto temibile, molto più di quello che si pensa. Un abbraccio da Luca, appunto, da Roma. Beh, Benfica e poi dall'altro la squadra più abile di tutte in Europa e nel mondo a rendere grandi dei giocatori, o quantomeno a rendere grandi il valore di alcuni giocatori, a fare plusvalenze, quelle vere, quelle che si possono fare, davvero incredibili, meglio di qualsiasi altro club in Europa e nel mondo. Scrive quest'altro amico: mi piace che continuino a dire che il Napoli non vincerà la Champions. E poi ancora scrive questo amico: ma se vincessimo la Champions direbbero pure che è un torneo mediocre. Beh, chissà, insomma, sì, probabilmente qualcuno, per non ammettere la straordinarietà del lavoro del Napoli società e del Napoli squadra quest'anno, potrebbe succedere che si inventino anche una cosa del genere. Ma nel caso in cui Napoli vincesse la Champions, che è una così, è un, certamente una possibilità, ma con una percentuale diciamo di riuscita al momento ad oggi davvero minima. Ci sono altre squadre, altri club che sono stati costruiti per vincere la Coppa dalle grandi orecchie. Napoli ci proverà, ma pensate davvero che i giocatori un pensierino non ce l'abbiano già abbondantemente fatto? Ne parliamo tra un po' con Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, e insieme a voi potete chiamare non subito alle 13.30 in poi lo 081 6363. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Allora, ha parlato Gabriele Gravina, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, a proposito del tifo violento. Lo ha fatto a margine della presentazione del report annuale dell'Associazione Italiana Calciatori sotto tiro, e ha detto secondo me delle cose importanti che un po' sapevamo, ma se le dice il presidente del FIGC speriamo in realtà che queste sue parole abbiano una conseguenza. La sua dichiarazione è: servono sanzioni più pesanti, non solo a
parte nostra, come organi federali intende, ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato agli organi di polizia per atti violenti non può cavarsela con un fermo di un'ora o di un giorno e poi con un DASPO. Per noi il DASPO, ha detto ancora Vrevina, non è più sufficiente, servono sanzioni più forti e che puniscano veramente questi delinquenti. Staremo a vedere. Torniamo a parlare però di calcio giocato e di questo meraviglioso Napoli con il collega della Roma Giovanni Scotto. Ciao Giovanni. Ciao Massimo. Ciao. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno, ben ritrovato nella festa, il giorno della festa degli innamorati. Insomma, parliamo anche dell'amore dei tifosi. Ieri domenica sera il Diego Armando Maradona era veramente pieno d'amore, era pieno di fatto di spettatori, non solo di fede napoletana. Onore anche a quei pochi della Cremonese che una serata molto fredda, per spingere l'ultima in classifica contro la prima, ne sono sbarcati un viaggio bello lungo, hanno cantato spingendo, provando a spingere la propria squadra per tutto il tempo. Però insomma, il Maradona pieno è qualcosa che oramai fortunatamente ci stiamo un po' tutti quanti abituando. Beh sì, per fortuna, ma è un Maradona pieno che oggi ovviamente non fa notizia ai più, perché con la squadra prima in classifica, dominatrice del campionato, chiaramente anche in provincia gli stadi sarebbero pieni. Però qui a Napoli, da noi invece, sappiamo che questo stadio di nuovo pieno, festante, colorato, ha un grande significato, perché per anni c'è stata una disaffezione che è partita dai gruppi organizzati, arrivando poi fino ai tifosi, per così dire, normali, che è stata molto pesante. Curve silenziose, pochi vessilli, pochi striscioni, un distacco molto pesante, culminato con questa estate, l'ultima trascorsa, dove gli animi si sono esacerbati e dove quella frattura sembrava quasi insanabile. Invece poi, come sempre, per fortuna il campo ha messo tutti d'accordo, la bontà del lavoro della società, la bravura dei calciatori, dell'allenatore, ha ricreato finalmente quella sintonia che, devo dire la verità, Massimo, tu frequenti lo stadio con me, si sente proprio nell'aria. Sì. C'è davvero una rilassatezza, ecco. De Laurentiis può piacere o non piacere, però tutti oggi sono concordi nell'opera, direi, straordinaria che dopo anni sta facendo cogliere i frutti, e tutti, davvero quasi tutti, si sono rasserenati e si respira un'atmosfera molto vicina a quella dei bei tempi, che poi non so se torneranno, perché sai, noi siamo un pochino grandini, diversamente giovani, e quell'atmosfera elettrizzante. Io ero un bambino, però insomma ricordo anche negli anni successivi qualche sprazzo di entusiasmo si è vissuto. Un atteggiamento totalmente diverso all'epoca da parte della tifoseria. Anche il Maradona allora a San Paolo era diverso, non c'erano i sediolini, c'era diciamo c'erano tre persone ogni gradone, quindi i numeri erano diversi. Però pensando a sei mesi fa, qual era la situazione, come tu giustamente ricordavi, prima dell'inizio campionato, in quanto a clima intorno alla SSC Napoli, e pensare ai 43.000 e passa spettatori in media quest'anno al Maradona, davvero sembrano essere passati altro che sei mesi, sei anni. Poi uno guarda la classifica e vede il Napoli a più 15, primo in classifica, a più 15 sull'Inter, è davvero. Allora sentiamo cosa ne pensa un ex con cui parliamo sempre molto volentieri, che è Oscar Magoni, che è in diretta con noi. Oscar, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, il collega Giovanni Scotto che sentivi in preascolto, che ti faccio salutare innanzitutto. Sì. Ciao Oscar, ciao, ben ritrovato. Allora, tu quello stadio lo conosci molto bene, così come conosci molto bene anche l'amore, l'affetto, la spinta che riesce a dare la tifoseria di questa squadra, ma più in generale tutto l'ambiente, questa città, quando ovviamente le cose vanno bene. Ma come si fanno a riempire il Maradona se hai 15 punti di vantaggio sulla seconda, e diciamo che lo scudetto è a un passo, dunque troverei anomalo questo fatto. Credo che è uno stadio importante. Io ho avuto la fortuna di giocare un Napoli-Juventus nel 2000
non mi ricordo se con 83.000 o 86.000 persone, adesso non ricordo più bene, ma una situazione devastante, uno stadio che ti dà un'ebbrezza unica, e è giusto che i tifosi godano di questa possibilità di poter vivere in Napoli a pieno. Ecco, a proposito dell'ambiente, della città, anche nella comunicazione, no? Giovanni Spalletti più volte, soprattutto ultimamente, ha fatto riferimento a questo afflato che ci deve essere, che può essere l'arma in più davvero in questo finale di stagione. Sì, concordo con te. Ho visto una comunicazione più matura da parte di Spalletti. Ricordi un anno fa invocava Maradona, faceva un po' quelle iperbole, secondo me un pochino esagerate, un po' troppo colorite, che non a tutti piacevano. Invece adesso ha cambiato, in questa stagione ha cambiato registro, mi sembra molto più spontaneo, molto più diretto, e si è messo più, ecco, al livello proprio dei tifosi. Tutti insieme li ringrazia puntualmente, si dice emozionato quando vede i calciatori sotto la curva. Tra l'altro credo che lui anche personalmente si stia anche legando, porta quasi sempre il figlio con sé nelle gare interne, insomma, accompagnato dai suoi familiari, lo vedo molto più spesso rispetto a prima, e questo secondo me i tifosi lo avvertono, insomma, si sta creando veramente una bella sintonia che poi sfocerà una bellissima festa, mi auguro, a più presto in primavera. Oscar, l'ho trovata, Napoli-Juventus 1-2 purtroppo, stagione 2000-2001, era quella la partita, eh? Stellone, Napoli in vantaggio e poi raggiunto nel secondo tempo da Kovacevic e Del Piero. Esattamente. Una cornice di pubblico pazzesca, erano altri tempi, insomma, dicevi della classifica, Oscar, qui non lo ipotizzava nessuno. Adesso il Napoli è lì su in classifica, c'è da affrontare a petto in fuori anche la Champions League. Poco fa anche con gli ascoltatori stavamo così provando a interrogarci che tipo di approccio è bene che il Napoli abbia con la competizione più importante. In parole povere, se un po' di turnover va fatto, in quale competizione Oscar Magoni la farebbe? Ma sicuramente il campionato, perché il margine è talmente ampio che teoricamente si può anche pensare così a livello teorico di perdere dei punti, però vorrei far notare che i giocatori che sono, diciamo, brutto termine, in panchina in questo momento nel Napoli, cioè, sarebbero titolarissimi nelle altre squadre, dunque non è detto, non è così poi un'equazione così scontata che se si dovesse fare un mini turnover o un ampio turnover la squadra dovesse perdere per forza di qualità, perché detto, ci sono dei calciatori in panchina che fanno invidia a tutte le squadre di Serie A. Dunque Napoli è una rosa forte, una rosa ampia, credo che siano le migliori condizioni possibili per affrontare la Champions, perché appunto ha margine in campionato e dunque può anche concentrarsi meglio sulla Champions e provare anche qui a stupire una squadra del tiro della maturità, del tiro della consapevolezza del gioco, e dunque credo che Napoli abbia anche molte chance per arrivare in fondo alla Champions. Oscar, ti ringraziamo molto per questo intervento, ci sentiamo presto. Grazie, alla prossima. Ciao, e buona giornata. Giovanni, io saluto anche te. È chiaro la notizia con cui abbiamo aperto questa mattina, questo speriamo leggero problema muscolare per Raspadori. È chiaro la notizia che va un po' infortunio, diciamo, vero, nel senso, un infortunio non da nulla, ecco, il problema c'è, farà esami, quindi probabilmente, ecco, ci sarà uno stop di qualche giorno, insomma, ci auguriamo meno possibile, non troppi, non è nulla che si possa risolvere entro venerdì, ecco, su questo non ci sono dubbi. Per la Champions capiremo nei prossimi giorni come sta il giocatore, se... credo di no, però mi permetto, un faccio il medico però credo di no, sinceramente. No, non sei ottimista? No, non sono ottimista, sembra un problema muscolare, di entità poi da stabilire, però
richiederà qualche stop. Già il fatto che Napoli dice che nei prossimi giorni il calciatore, certo, farà gli esami, insomma, ci fa intuire che i tempi non sono proprio brevissimi. Beh, per la Champions. Dispiace e moltissimo per Raspadori, fermo restando che fortunatamente la rosa del Napoli mette a disposizione Spalletti in quel ruolo, in quella zona del campo, ecco, mettiamola così, parecchie alternative, per cui Credo che sicuramente sì, togliendo le prossime due dei tempi diciamo normali, 10-15 giorni, poi Raspadori potrebbe tornare a disposizione per queste rotazioni di cui parlavamo poco fa con Bagoni. Io credo che lui è uno dei giocatori più attesi proprio per fare la sua parte, soprattutto in campionato, e permettere a Spalletti di fare dei cambi. Diciamo che non si voleva, ecco Massimo, alla vigilia della gara proprio contro la sua ex squadra, un piccolo cambiamento di programma insomma costringerà insomma l'allenatore a farlo, però insomma la rosa è davvero limitata. Se pensiamo ad Elmas, che può giocare in più ruoli, e allo stesso Simeone, le altre soluzioni in attacco, insomma, Spalletti può fare veramente ciò che vuole, Politano eccetera, insomma, io non parlerei sicuramente di emergenza, ma certamente di un piccolo intoppo. Evidentemente. Giovanni, è stato come sempre molto interessante interagire con te, grazie, ti leggiamo chiaramente su Roma, ti guardiamo in TV lunedì sera a Telea, buona giornata e a presto. A presto, grazie a te, ciao Massimo. Ciao, grazie, grazie al collega Giovanni Scotto. Pubblicità, rientro Antonio Giordano e scatta dunque il filo diretto, il numero da chiamare, lo potete chiamare fin da subito, mi guarda male Soriano, cioè adesso lo possono chiamare, lo 081 63 63 63. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Allora, eccoci tornati in rigorosa diretta, ci mancherebbe altro, 37 minuti dopo le 13, Marte Spotlight del mattino, da Alessandro in studio, Soriani invece in regia. Allora, bravo Oscar, scrive un amico via WhatsApp, altro amico che invece ricordava quel Napoli-Juventus a cui faceva riferimento Magoni poco fa, un altro nostro ascoltatore scrive invece: buongiorno Massimo, oggi per San Valentino, orata al pane saporito, ad Alfonso, ristorante Ciciniello a Quarto, auguri a tutti gli innamorati, ci uniamo anche noi nuovamente a questo augurio da parte di Alfonso, e salutiamo a questo proposito anche l'amico Peppe. E ancora, finalmente una soddisfazione in Italia per Spallettone, con lui Totti, Riccardo, Zecchio, Osimhen, capocannonieri, e ha portato l'Udinese in Champions. Salutiamo l'amico Lello da Quarto, ma salutiamo soprattutto Antonio Giordano, inviato del Corriere Sport, con noi in diretta. Ciao Antonio. Buongiorno a tutti. Allora, io partirei dall'Inter, che era rimasta diciamo l'ultima speranza per quelli che stanno gufando il Napoli, ma è normale che sia così, che sta facendo qualcosa di pazzesco, e l'Inter si è fermato nuovamente, non è riuscito a vincere la sua partita ieri a Genova contro la Sampdoria, anche palesando un bel po' di nervosismo, no? Un po' di frustrazione, Antonio. Ma ci sta quando ti rendi conto che stai perdendo un obiettivo importante che oramai era già largamente compromesso, e che soprattutto per aggrovigliarti dentro la ressa per la Champions, perché a questo punto diventa quella l'ossessione, che rappresenta non soltanto oramai un traguardo dal punto di vista calcistico, ma proprio commerciale, economico, finanziario, e quindi vedrai anche professionale, e quindi è chiaro che in una partita che teoricamente ti sembra alla tua portata ti accorgi che ti sta sfuggendo di mano, rischi di perdere un attimo il senso dell'equilibrio, rientro tra i rischi da correre. Ecco, ti sei lanciato autonomamente all'interno del tema che stiamo da qualche minuto affrontando anche con i nostri ascoltatori, di cui ti avrei chiesto, come sempre, giochi d'anticipo. E allora, caro Antonio, se turnover deve essere, se, perché non ho certezze, perché mi sembra che Spalletti la pensi un po', tra virgolette, all'antica, che il turnover, diciamo, pur apprezzandolo, immagino, non lo so, ma non è che lo utilizzi granché, la domanda è meglio a questo punto fare un po' di turnover in campionato oppure in Champions?
non è mai meglio. Perché vuol dire che insomma vai incontro a dei rischi, perché è chiaro che una squadra fatta e finita ti dà quello che non ti possono dare le altre. Però se proprio deve essere, e sarà credo moderato, immagino in campionato. Allora, diciamo che Spalletti, oramai lo sappiamo, propone una formazione sua ai titolarissimi, di giocatori che lui ritiene più affidabili, non lo so come la vogliamo mettere, una formazione che quasi possiamo, anzi molti l'hanno già imparata a memoria, con qualche piccolissima variabile che riguarda il terzino sinistro e l'esterno destro alto, col ballottaggio che sappiamo, Mario Rui, Olivera e Lozano Politano. Tu credi che rinuncerà più spesso a questo tipo di scelte, a queste scelte qui, più in campionato, a classifica alla mano? Io credo che non rinunci mai, nel senso che penso che possa farlo in virtù anche di caratteristiche spesso della partita o dell'avversario. Pensate a Reggio Emilia, una partita contro una squadra qui sarei costretto a palleggiare tanto. Chiaro che Mario Rui è probabile che si lasci preferire, e dipende poi dalla presenza anche se solo della linea difensiva di questo o di quell'elemento per poter scegliere. Però fondamentalmente immagino che le gerarchie faccia il campo all'allenamento. Oggi si è fermato Raspadori e quindi questo diventa un problema in più, nel senso che diventa un problema, non un problema in più, ed eventualmente sei costretto a rinunciare ad una soluzione che potevi avere nella testa se mai avesse voluto far riposare Osimhen. C'è un'altra cosa da aggiungere: a Reggio Emilia si gioca 5 giorni dopo la partita di campionato con la Cremonese e 4 prima di quella con l'Eintracht. Probabilmente c'è il tempo per fare a meno del turnover. Vedremo. Intanto, prima di andare al telefono, perché vi ricordo lo 0816363 il numero che potete chiamare, ti chiedo proprio a volo, ha ragione Spalletti, sei con lui, Kvaratskhelia assomiglia un po' a Salah, a Momo Salah? Sì, sì. E allora, al telefono per te... Ha chiamato il numero Radio Marte, storico, l'amico Giuseppe, che salutiamo. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a te Massimo e buongiorno al signor Giordano, di che cui quando lo sento parlare mi fermo con la macchina, perché è davvero una persona non è vero. Anto Giuseppe chiama sempre, chiama ogni filo diretto, e lo ha detto una volta pure di me, figurati. Quindi mi incanto nel sentirlo, sia per quanto riguarda argomenti sportivi che quelli culinari. Vedi. Perché è una persona veramente eccezionale. La domanda mia, più che una domanda, è una tra virgolette provocazione. Vorrei fare i complimenti al Sassuolo, che ha diramato quel bel comunicato. Volevo domandare a chi ha scritto queste cose, perché il comunicato non è stato anche messo in circolazione all'ultima giornata di campionato tra Milan e Sassuolo e Milan, che si giocava sempre a Reggio Emilia. Perché tutta questa ostilità contro la città di Napoli e contro i napoletani? Perché mettere ostilità, la violenza, se la fanno partire loro? Il calcio è il gioco più bello di questo mondo e le società in primis lo stanno rovinando. Non so se siete d'accordo con il mio discorso, però penso che poteva evitare. Ti faccio rispondere subito da quello Antonio. Che ha scritto il Sassuolo, che sicuramente scriverà l'Empoli, scriverà il Siena, perché adesso noi siamo diventati veramente, noi quando giochiamo non giochiamo contro una squadra, aveva ragione Diego, noi giochiamo contro tutta l'Italia purtroppo. Ciao Giuseppe, vi ascolto Antonio dalla radio e forza Napoli sempre. Ciao, grazie. No, secondo me la ragione di questo scivolone che è clamoroso è una: beh, siamo in presenza di una decisione che vieta ai tifosi del Napoli
la partecipazione alle trasferte. È un provvedimento che ha origine dopo gli incidenti sull'autostrada, un'autentica vergogna tra Roma e Napoli, tra i tifosi di Roma e Napoli. E penso che sia stata sbagliata la gestione tanto mediatica quanto logistica. E intanto questo secondo me è un problema che riguarda più in generale il calcio e anche l'applicazione di certe norme restrittive intorno al calcio, perché un pizzico di buon senso avrebbe dovuto lasciare sospettare che Sassuolo-Napoli sarebbe diventata comunque una partita per i tifosi del Napoli del Nord, quindi sarebbe stato complicato eventualmente riuscire ad arginare questo movimento. Sono d'accordo con te. Tutto questo poi generi una falsificazione che è quella di vietare le magliette, che voleva secondo me semplicemente cercare di fare in modo di mitigare, come dire, il clima e di contenere i pericoli. Ma i pericoli non si contengono così, anzi così, se casomai si esasperano. I pericoli si governano attraverso delle scelte che siano ragionevoli, il più possibile ragionevoli, e che siano affidate a persone di buon senso. Allora, Antonio, ci fermiamo, abbiamo un pizzico di pubblicità, riprendiamo tra pochissimo, anche perché sono molti messaggi per te, ma anche molte telefonate allo 081 636 3633, pubblicità, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. E allora eccoci tornati in diretta, 49 minuti dopo le 13, ultima curva di Marte Sport Live di oggi. Riprendiamo il filo diretto con Antonio Giordano. Antonio, ci sei, vero? Sempre qui, ragazzi. Eccoci, allora 081 636 3633, il numero da chiamare via WhatsApp. Federico ti scrive così a conferma che, diciamo, questa cosa che ci siamo inventati della nota culinaria di casa Giordano in chiusura di appuntamento del martedì funziona, ha trovato riscontro. Anche l'amico Federico da Reggio Emilia, guarda un po', ci ascolta e ci scrive da lì, via WhatsApp, suggerisce. Allora lui scrive: suggerisco ristorante con ottima cantina di vini a Reggio Emilia per venerdì a pranzo per il fenomeno Antonio Giordano. Mi mandasse però il nome. Infatti Federico, questo mi ha anticipato. Federico, ho capito, ma suggerisci dove? A lui in privato? Vi conoscete già? Siete parenti? Se no, altrimenti no, scrivicelo, così prendiamo nota. Anche il proprietario, va bene tutto. Giusto, magari fosse Federico, illuminaci ulteriormente. Ancora al telefono c'è Giampaolo in diretta su Marte. Ciao Giampaolo. Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. A tutti e due di voi, buon Giordano, che praticamente c'è la passione di molti napoletani, la culinaria che sportiva. Ciao Paolo, però ti sentiamo molto male, sei in barca? Sei in aliscafo? Mi sentite meglio? Un po' meglio, riproviamo, vai. Dicevo, il dottor Giordano c'è la stessa passione di molti napoletani, sia per la cucina che per lo sport, per il calcio. Sì. E volevo chiedere una cosa, noi, vabbè, dobbiamo stare calmi, anche se sappiamo che è quasi realizzato quel sogno di cui non si può pronunciare. Giampaolo, ti sentiamo malissimo, vai alla domanda perché ti sentiamo malissimo. C'è il via voce, evidentemente. È di routine che l'unica antagonista che abbiamo ci crede ancora. Niente, io ho provato a insistere con Giampaolo, ma evidentemente, insomma, quando intervenite in radio il via voce va disinserito, altrimenti, soprattutto se siete poi all'aperto con l'auricolare eccetera, diventa complicatissimo. Andiamo da Giacomo al telefono. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao Giacomo. Giordano. Buongiorno. Volevo fare una domanda a Antonio Giordano. Prego, ti ascolta. Il nostro presidente dovrebbe rifiutare offerte per questi campioncini del Napoli e puntare a, diciamo, a un progetto di 4-5 anni, vincendo come stiamo vincendo adesso e incassare soldi senza cessioni. Ciao Giacomo, grazie. Ma onestamente devo dire che già parlare di calciomercato oggi fa venire un po' il prurito. È vero. È come se qualcuno
diavoletto che è dentro di voi voglia togliervi il gusto di godervi il piacere di una situazione surreale, più 15, ma è accaduto nella storia del calcio, e di creare, come dire, uno stato d'ansia, di apprensione a futura memoria. Il mercato comincia fra 3 mesi, il campionato non è ancora finito, godetevela, e poi pensate, piuttosto che immaginare quello che faccia De Laurentiis, cosa fareste voi se arriva un pazzo e vi offre 150 milioni per Osimhen. Certo. Beh, è così. Allora, a proposito sempre del comunicato del Sassuolo, opinioni diverse da parte dei nostri ascoltatori. Ad esempio, Gaetano scrive: secondo me anche voi, senti un po', siete fuori dal mondo. Vietare magliette e vestiti dei tifosi del Napoli non solo è un atto discriminatorio, ma è un'incitazione alla violenza indirettamente alle due tifoserie. Questa gente andrebbe denunciata alla Procura della Repubblica. Invece un altro ascoltatore, ma ce ne sono diversi che la pensano come lui, scrive: Rino si chiama, il Sassuolo chiede di non andare solo in determinati settori con gadget del Napoli, smettiamola di fare vittimismo, e come un tifoso della Juve che va nella curva con la maglietta bianconera. No, questo è un argomento che un po' divide. Antonio, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, io credo non sia il caso di fare del vittimismo, assolutamente, c'è soltanto però da sottolineare che è un'uscita infelice, punto. Al telefono Giampaolo, buongiorno. Sono quello di prima. Ti sentiamo male, Giampaolo. Scusa, Giampaolo, ma pensavi prima che ti volessi fare un dispetto? No, non credo. No. Il mio piacere che tu possa fare la domanda a Antonio Giordano. Però mettiti un posto meno rumoroso, almeno. Vai. È ricaduto? Vabbè. Allora Giampaolo stava meglio. Sta facendo tutto lui, che non mica gli attacchiamo noi la telefonata. Allora, Massimo Costa a Scampia scrive: io non vorrei esaltarmi più di tanto, come dire, i piedi per terra sono obbligati, nonostante il risultato di ieri, ma al dottor Giordano vorrei rivolgere la stessa domanda fatta ieri al direttore Fedele. Allora, cosa mi dice la risposta di Fedele, così mi regolo? Ah, non lo so. Vorrei capire la domanda, anche perché ha fatto errori di battitura, per cui cerco un attimo di... Allora, della prestazione in Bundesliga della nostra prossima... cosa ne pensa della prestazione in Bundesliga dell'Eintracht di Francoforte, che ha perso 3-0 con il Colonia, laddove ha manifestato i limiti difensivi molto evidenti, e presunzioni affermare che la pratica passaggio ai quarti è già archiviata? Sì, grossa presunzione, totale presunzione. L'Eintracht è una buona squadra, molto buona, gioca un buon calcio, che ha dei codici, possono saltare contro un avversario di discreto livello. Il Colonia è in un periodo della stagione abbastanza proficuo, 1-1 in casa del Bayern, 7 gol al Werder Bremen, se non ricordo male, 3 o 4 partite fa, ci sta di perdere, hanno perso brutalmente, poi nel finale hanno preso il terzo gol, però è una squadra che sta lì. È chiaro che se il confronto lo fai sulle due classifiche sei costretto a pensare che non ci sia partita, ma anche se lo facevi ieri sera su Inter Sampdoria pensavi la stessa cosa prima della partita. Va bene. Antonio, siamo in chiusura, e allora insomma illuminaci, insomma, casa Giordano oggi cosa oggi c'è nell'aria? Ecco, partiamo dai profumi. Oggi si fa di carbonara, ragazzi. Mamma mia, livello è altissimo. E poi, dato che questo Gifuni piacerà, un bel biferno. Biferno? Sì, un vino molisano che insomma che non so perché, un bel rosso. Cominciamo a fronteggiare questo freddo, che è sempre meno freddo. È vero. Quindi, però. Carbonare e biferno per questo martedì mattina a casa Giordano, la settimana. Perché oramai dobbiamo guardarci, abbiamo un'età, non è che possiamo esagerare. l'antipastino sì, l'antipasto primo e finisce là poi. Antipastino, allora cosa c'è di antipastino? Scusa, sono curioso. Ma non lo so, perché a me interessava soprattutto la carbonara. Il piatto principale. Va bene pure l'insalata. Hai perfettamente ragione.
Antonio, un abbraccio, grazie, ti leggiamo domani sul Corriere, ci sentiamo prestissimo in radio. Domani ti regalo i mandarini, se Giordano riposa. Saluti anche a Fabio. Molto bello. Ciao Antonio, ciao. Buon riposo. E allora, noi ci fermiamo qui per quel che riguarda informazione sportiva per il momento, ci risentiamo alle 20, grazie a Soriani che ha curato la parte tecnica, stanno per entrare Marta e Gigio qui in studio al mio posto, da Massimo D'Alessandro, un augurio di buona continuazione naturalmente su Marte, ciao!